Il video odierno prende spunto da un articolo pubblicato sul supplemento economico del Corriere della Sera. Immagino già tutto il vostro stupore, Marcotti che legge il Corriere della Sera. No, ovviamente, cioè, ho trovato nel web questo articolo dal titolo accattivante e che ha quindi catturato la mia curiosità. L'articolo è abbastanza lungo e poi merita un'approfondita analisi, quindi lo tratterò in due video. Il secondo verrà pubblicato domani. È un articolo a firma Alberto Mingardi, che è il cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, e poi il professor Mingardi è un accademico, dal 2015. Editorialista della Stampa, giornale dal quale è stato allontanato da Massimo Giannini. Questo naturalmente può essere considerato un vanto per il professor Mingardi. Essere espulsi da Giannini è senza dubbio qualcosa del quale andare fieri, insomma. Ora, appunto, i suoi articoli appaiono sul Corriere Economia e sul sito Fondazione Luigi Einaudi. Ebbene, ecco il titolo dell'articolo. L'Italia è una repubblica fondata sul debito pubblico. L'articolo inizia riportando dei dati che sono corretti e che meritano la nostra attenzione. Ecco come inizia. L'Italia è una repubblica fondata sul debito. In euro di oggi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spesa pubblica era di circa 20 miliardi. Quest'anno arriveremo a 1000 miliardi. In 74 anni è aumentata di 50 volte. Nello stesso periodo il PIL è cresciuto da circa 150 a 1800 miliardi, grosso modo di 12 volte. Si dirà, beh, siamo più ricchi e possiamo permetterci più Stato. Verissimo, ma il suo peso è passato da poco più del 10% a oltre la metà del nostro prodotto interno lordo. Questi dati, tra l'altro, ripeto, corretti, meritano subito un esame. 1000 miliardi di spesa pubblica su 1800 miliardi di PIL significa che la spesa pubblica pesa, insomma, all'incirca per il 56%. È un dato enorme, cioè, e a mio avviso assolutamente preoccupante, soprattutto perché, come sappiamo, la spesa pubblica in Italia, insomma, è fortemente inefficiente. Ed in effetti non è un caso che nell'immediato dopoguerra, quando quindi c'era tutto da ricostruire, la spesa pubblica pesava solo per il 10% del PIL, naturalmente. Insomma, riflettete su questo fatto. E non solo, ma nel dopoguerra e in tutti gli anni 50, insomma, l'Italia ebbe un boom economico senza precedenti. Un boom economico quindi determinato quasi esclusivamente dal settore privato, non certo dal settore pubblico. Riflettete, cari ascoltatori, riflettete quando sentite dire anche nel web che ci vorrebbe più pubblico, che bisogna statalizzare a destra e a manca. Guardate che Monti e Draghi hanno statalizzato la nostra economia facendo crescere il peso del settore pubblico rispetto al PIL e hanno distrutto naturalmente il settore privato che nel nostro PIL ha così sempre un peso minore. Ma andiamo avanti con l'articolo del Corriere. Abbiamo avuto periodi di crescita economica tumultuosa, come il boom degli anni 50, e anche questo è corretto, è quel che scrive Mingardi, ma poi aggiunge, attenzione, e i momenti rari nei quali la spesa pubblica sembrava essere sotto controllo, aperta parentesi, negli anni 90 quando siamo entrati nell'euro. Eh no, qui mi dispiace, ma il professor Mingardi qua mi cade, cioè, caro Mingardi, siamo entrati nell'euro nel 1999, negli anni 90 eravamo quindi fuori dall'euro.
e dal 92 anche fuori dal sistema monetario europeo. E la spesa pubblica, come dici, mi permetto di darti del tu, sembrava essere sotto controllo. Ma perché? Perché il nostro PIL, proprio per quel motivo che dicevo, che ho detto poc'anzi, il nostro PIL cresceva a ritmi vertiginosi e di conseguenza il rapporto debito-PIL era sotto controllo. Da quando siamo entrati nell'euro, invece, la spesa pubblica non è più stata sotto controllo perché la nostra crescita è stata asfittica, per non dire inesistente. Ma proseguiamo con l'articolo del Corriere della Sera. L'unica costante è un'altra: il nostro bilancio non è mai stato in pareggio. Nonostante l'articolo 81 della Costituzione che stabiliva per ogni nuova spesa la necessità di indicare i mezzi per farvi fronte. Nonostante nel 2012 lo avessimo riscritto, quell'articolo della Costituzione, parlando di equilibrio fra le entrate e le spese. Abbiamo cambiato sistema elettorale, partiti, personale politico, però non abbiamo mai smesso di indebitarci. Allora, questo è vero quanto recitava l'articolo 81 della nostra Costituzione. Spesso chi difende la nostra Costituzione se ne dimentica. Certo, poi Monti nel 2012 lo ha cambiato e gli ha dato un'ulteriore stretta. Tuttavia, già nell'articolo 81 della Costituzione del 48, tanto per intenderci, i nostri padri costituenti scrivevano che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Ma questo articolo della Costituzione non è quasi mai stato rispettato, e nemmeno dopo che nel 2012 Monti lo ha reso ancora più stringente, scrivendo: "Lo Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico." Evidentemente, insomma, quindi da noi le fasi avverse del ciclo economico sono sempre, insomma. Ma proseguiamo con l'articolo. È così anche oggi. Come altri paesi europei fortemente colpiti dalla pandemia, abbiamo preso i fondi del PNRR, i trasferimenti, grants, esito di questo momento di solidarietà europea. A differenza di quasi tutti gli altri, abbiamo però anche preso denaro a prestito dall'Europa, loans. In più ci abbiamo aggiunto 30 miliardi di spesa pubblica tutta nostra. Con un debito pubblico che valeva una volta e mezzo il PIL, abbiamo deciso che solo facendo altro debito potessimo finalmente tornare a crescere. E qua devo dire che è assolutamente corretto quel che scrive Mingardi, eh? Ossia, noi, oltre ai trasferimenti, i famosi grants, ma sottolineo che correttamente perlomeno non sono stati chiamati prestiti a fondo perduto perché in larga parte sono soldi nostri. Comunque noi abbiamo chiesto anche i prestiti, cioè i loans, quindi come tutti i prestiti dovremo restituirli e con gli interessi. E infine ci abbiamo anche aggiunto altri 30 miliardi di spesa pubblica. Ma torniamo all'articolo. La situazione è cambiata radicalmente in pochi mesi. I venti di guerra hanno compresso le aspettative di crescita. Le stime più ottimistiche per il 2022 postulano che le ripercussioni del conflitto ucraino si limitino ai primi mesi dell'anno, il che appare abbastanza improbabile. Intanto l'inflazione è di nuovo fra noi, trainata in parte dai prezzi dell'energia, in parte dalle grandi elargizioni in funzione di contrasto alla pandemia in tutto il mondo. E anche qui, caro professore, non sono in perfetto accordo. Allora, cominciamo. La situazione è cambiata radicalmente in pochi mesi, lei scrive. Io non direi.
Direi piuttosto che la situazione è cambiata da tempo, negli ultimi mesi, certo, è solo un ulteriore peggioramento, insomma. Le aspettative di crescita erano del tutto inventate e non sono state compromesse dai venti di guerra. L'inflazione è essenzialmente dovuta a quelle che lei chiama le grandi elargizioni in funzione di contrasto alla pandemia in tutto il mondo. Però vede, io ritengo che sarebbe stato decisamente più comprensibile se lei avesse scritto che si trattava di immissione di moneta vuota da parte delle banche centrali di tutto il mondo. Elargizioni, o meglio, e più chiaramente, emissioni che sono iniziate ben prima del Covid. Ad esempio, la BCE ha iniziato i vari programmi di quantitative easing nel 2014 e stanno proseguendo fino ad oggi. Solo fra pochissimi mesi è stato annunciato il loro termine. E se vogliamo poi essere precisi, dobbiamo ricordare anche che già nel 2011 la BCE aveva cominciato a lanciare operazioni di finanza non convenzionale. Prima con il piano di rifinanziamento a lungo termine denominato LTRO e successivamente nel 2014 con il TLTRO. Ecco, vabbè, insomma, per oggi mi fermo qui. Come avete potuto notare, l'articolo firmato dal professor Mingardi è estremamente interessante e merita commenti anche da parte vostra. Io così, vi do appuntamento a domani per l'altro video che riguarderà appunto la seconda parte dell'articolo firmato dal professor Mingardi.